Parlando con Giovanni, mi dice: dai altri 130 giorni, tu via, chiedi una proroga. E se potessimo scegliere il nostro destino, significherebbe che non siamo in un progetto già bello fatto. Poi il mio progetto è chiarissimo. Il primo tempo della mia vita, io ho avuto una vita in tre tempi. Il primo tempo è stato determinato dal 138 del nome di mio padre e di mia madre. Mio padre Luigi, 54, mia madre Mariannina, 84. Il totale 138. E io sono nato nel gennaio del 38, come descritto in Genesi 38. Ora, io sono decisamente un 113. Lo sono due volte. Lo sono come il nome e cognome, Romano Amodeo, che è 66 più 47, che fa 113, e lo sono come il quinto nome da solo, Torquato, che fa 113. E io sono totalmente un 113, ossia un progetto che è impostato su Dio 26, il quale Dio 26 è un valore totale, che avanza di 13 e indietreggia di 13, andando da meno 13 fino a più 13 è 26. Calcolato solo nel verso avanzante, ossia quello che sto vivendo adesso io, avanzerò solo di un 13. Quindi il valore totale per me di avanzamento è 113. Ora, che cosa accade? Che io che sono nato nel 38 posso avanzare fino ad arrivare al 113 e ci arrivo se aggiungo 75 anni, che sono gli anni che ho quest'anno. Quindi non arriverò all'anno prossimo, perché altrimenti arriverei a 114. E invece io sono un 113. Dopodiché, poiché sono nato anche il giorno 25, sommando il 25 e il 38, che sono le mie due date di nascita, no? Il 25 e il 38, al valore degli anni, al 75, vado a finire a 138. E quindi sono nato nel segno del 138 di mio padre e di mia madre e la mia prima vita sarebbe finita partendo da 138 e arrivando a 999, proprio perché è una vita unitaria e legata al modello puro di 10 al cubo. Quindi un modello cubo di 10 al cubo vive 1000 giorni desunto il padre e la madre. Almeno è così nel caso mio. Infatti io, quando ebbi compiuto 861 giorni, che sono esattamente i giorni dal 25 gennaio al 4 giugno del 40, fui moribondo e fui salvato da un miracolo annunciato in sogno da una bambina a mia madre. Ecco, io come vita sarei finito lì, essendo cominciato con mio padre e con mia madre 138. Adesso, mettendoci in atto il giorno 25 della nascita, l'anno 38 della nascita e la durata intera della vita, vado a finire a 138 e quindi raggiungo esattamente il valore perfetto di 100 se tolgo di mezzo la premessa.
data di mio padre e di mia madre. Per me valgono questi numeri puliti, 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 perché il personaggio mio è stato fatto come una sintesi talmente pulita che tutti i gesti più importanti che sono accaduti nel mondo sono e sembrano in conseguenza ai miei giorni di vita. È impressionante, ma è così, io l'ho notato. Io per raggiungere tutta questa certezza che io ho, ho dovuto vedere in vita mia dei veri e propri miracoli, non miracoli trascendenti, miracoli della nostra realtà, proprio quella brutale. Quando io ho iniziato a fare l'imprenditore, avevo dei beni che non riuscivo a vendere e allora sono riuscito a lavorare attraverso mutui che mi davano le banche. E poiché non sfruttavo i miei dipendenti, cercando di fargli fare un lavoro come si deve, io ero perennemente in perdita, anche perché non mi preoccupava tanto che di sopravvivere, però avevo sempre fine mesi che erano terribili e dovevo firmare cambiali, cambiali e cambiali. Vivevo di credito. Se io soltanto una cambiale l'avessi avuta protestata, basta, chiudevo, perché dovendo vivere con i prestiti delle banche mi avrebbero chiuso tutti i conti. Ebbene, io nel giro di 13 anni ho dovuto avere protestate almeno 500 cambiali. Se le cercate, le trovate tutte quante presso il Tribunale di Milano, perché le cambiali rimangono lì, non è che si distruggono, quindi sono reperibili. Ebbene, vedrete che tutti quei protesti sono stati tutti quanti sanati con i 5 giorni di proroga che la legge permetteva. La legge era combinata in questo modo: se entro la fine del mese non pagavi, il notaio emanava il protesto, poi ti mandava l'avviso a casa dicendo c'è una cambiale che lei non ha pagato, venga a pagarla presso il mio studio. Questo lo faceva il notaio per avere la garanzia che tu avessi ricevuto l'avviso e che dichiaratamente non pagavi, e lui attestava che non pagavi. Se però nel frattempo, e avevi 5 giorni di tempo, riuscivi a pagare l'effetto che era ancora in banca e presentavi al notaio, attraverso sempre il tribunale, una richiesta di sanatoria perché il titolo era stato pagato, il notaio cancellava il protesto perché appurava che c'era stato sì alla fine del mese il mancato pagamento, ma nei 5 giorni di purgatorio tu hai fatto fronte al tuo impegno. Ora mettetevi nei miei panni: io avevo 2 mesi per preparare una scadenza. Quando arriva la scadenza io le cerco tutte per pagare, perché dopo, pagando in quei 5 giorni dopo, ci sono dei costi in più anche piuttosto rilevanti. Quindi io le provavo tutte. Quando non ce la facevo era proprio perché le avevo provate tutte e non ce la facevo più. Ora ditemi voi, secondo un calcolo probabilistico, 5 giorni in più dati in queste condizioni, quando tu le hai provate tutte e hai dovuto ammainare bandiera, che cosa ti possono dare come capacità di sanatoria? Ripeto, ti sono aggiunti appena 5 giorni su 2 mesi che tu hai avuto di tempo per preparare la scadenza. Se dovessimo dire, vabbè, è territorio vergine, hai la stessa resa che
prendere soldi e pagare li avevo fatti ed erano andati tutti quanti proprio non corredati da nessun successo. Che cosa avrei potuto inventarmi di più in 5 giorni? Ma immaginiamo che io fossi stato a livello di prima, potrei dire va bene 5 giorni e un mese e 2 mesi è un 12esimo. Tu recuperi un 12esimo di cambiali e un 12esimo riesci a pagarlo. Significa che 11 12esimi non li paghi. Che probabilità c'è di pagarli tutti senza nessuno che non è pagato? Di fronte a una domanda del genere, il 100% in statistica non esiste. Eppure il 100% delle cambiali io le ho pagate. In che modo? Quando non avevo più altre possibilità, comparivano da soli coloro che venivano a portarmi denaro. Il colmo c'è stato quando, avendo 20 milioni che se non pagavo l'indomani erano protestati e significava chiudere, io andai a confessarmi in piazza Chiaradiglia, dove non mi conoscevano, da un sacerdote che era lì e che io non conoscevo. Chiesi perdono perché ero in debito nei confronti del Signore, la mia iniziativa io la stavo facendo per il Signore e purtroppo sarebbe finita questa iniziativa perché entro domani dovrei pagare 20 milioni e non ce li ho da nessuna parte. Quindi io chiedo perdono al Signore e questo fu l'argomento della confessione. Il sacerdote mi dice: ho quasi finito le confessioni, mi aspetti un momentino. E poi venne da me e mi disse: io non ce li ho, però ho 2 sorelle che ce li hanno, se lei aspetta qui glielo vado a chiedere. 5 minuti dopo era di ritorno e mi ha detto: va bene, domani mattina presto venga qui che avrà i 20 milioni. Ora, uno, non avevo chiesto aiuto. 2, che un sacerdote si metta in mezzo in questioni economiche mentre ti stai confessando con te è una roba fuori da questa terra. Ecco, per me questo è un miracolo. È un miracolo di Dio che tocca il cuore di qualcuno. Non sono stato certo io a chiedere soldi a questo sacerdote. Un'altra volta, ve lo dico perché, avevo talmente acquisito proprio la consapevolezza che avevo il Signore che soprintendeva a questa azienda in modo che non fallisse. Guardate cosa va a succedere. Era un mese in cui le cose andavano piuttosto bene, tanto che il 15 del mese io potevo avere già i 15 milioni che avevo da pagare a fine mese. Venne da me Goglio, che era uno dei miei dipendenti, che aveva investito denaro prestandoli a me pagato con dei fiori di interesse, conveniva a tutti, perché io pagavo quasi, non quasi, più delle banche, pagavo interessi intorno al 22%, perché a conti fatti quelli che mi facevano pagare le banche sfioravano il 30%, quindi avevo ancora convenienza. Bene, venne Goglio da me e mi disse: Romano, senti, io ho una occasione. Certo, io quando ti ho dato denaro abbiamo fatto un accordo di
di non poter prenderlo così all'improvviso. Dovevo darti il preavviso almeno di 2 mesi. Però vedi che cosa mi succede. Io ho una grande occasione. Fai tu. Io considerai che quel mese le cose andavano piuttosto bene e avevo almeno 70 milioni di crediti da recuperare dai clienti. E dissi, certamente io riuscirò a avere il denaro che mi serve a fine mese. E quindi, facendo uno stralcio a quello che avevamo pattuito, gli diedi i suoi 15 milioni. E poi cominciai a cercare di recuperare i crediti che avevo. Insomma, arriva la fine del mese e non riesco più a recuperare niente. Allora mi do da fare, cercando prestiti anche a strozzinaggio. Niente. Mi protestano questi 15 milioni. E ho 5 giorni per pagare il protesto. Il primo giorno non trovo una via, il secondo giorno idem, e arrivo al quarto giorno. Io il quinto giorno o pagavo o ero protestato in maniera irrimediabile, e significava praticamente chiudere la ditta, perché a questo punto con il protesto mi avrebbero costretto a restituire una quantità di quattrini che non avevo, e quindi come facevo? Ero talmente sicuro che qualcosa sarebbe successo che volli avere una testimonianza. E allora chiamai Antonella, che era la mia segretaria allora, e le feci questo racconto. Goglio aveva bisogno, io glielo ho dati. Sai bene che dovevamo prendere un sacco di soldi, però sai anche che non ci siamo riusciti. E adesso mi hanno protestato quei soldi lì. Domani o pago oppure saltiamo in aria. Però vedi, io ti ho voluto chiamare per dirti che ti chiamo a testimonianza, perché vedremo cosa sarà successo per domani e da dove saranno venuti fuori questi soldi. Antonella mi guardò come si guarda uno un po' illuso e secondo me cominciò a pensare che era forse meglio se cominciava a pensare di trovarsi un altro lavoro. Era vicino l'orario di andare a casa e quindi io ci andai e rimasi stupito, perché a casa c'era un mio amico architetto, Pietro Saviello Barbato, che era stato mio collega a CIMEP e con il quale avevamo fatto insieme un libro. Lui l'aveva fatto come autore e ne aveva vendute una grande quantità di copie alla regione. Io ero stato il suo editore. Lo trovo in casa e gli dico: Pietro, ma che fai qui? Era la prima volta che veniva a casa mia. Ma che è successo? Roma, era un salernitano anche lui. Io sono 10 giorni che sto cercando di mettermi in contatto con te, non ti riesco mai a trovare. Sai, la regione mi ha pagato i libri che ha comprato. E allora io ho pensato, vuoi vedere che questi soldi servono a Romano? Ho cominciato a cercarti, ma poi non sono riuscito a trovarti. Allora ho detto, vado da lui, eccomi qua. Aveva in tasca un assegno firmato, piegato, perfino stropicciato, tanto tempo era lì nel portafogli. Io dico, ma sono più di 15 giorni che io te l'ho già preparato questo assegno. E insomma, vedete, io do i 15 milioni al Goglio.
e contemporaneamente il Pietro Saviello firma a me l'assegno di 15 milioni intenzionato a darmeli. Poi mi cerca e non mi trova, e io cerco denaro e non riesco a trovare niente. Arriva la fine del mese, sono costretto a dichiarare che non ce l'ho fatta, e ecco, all'improvviso viene a trovarmi senza preavviso il mio amico e mi dà quei soldi che aveva già pronto nel portafogli il giorno dopo che io li avevo dati al Goglio. Insomma, dopo aver mangiato, ritornai in ufficio e chiamai Antonella. Antonella, vieni qua. Cosa c'è? Ti ricordi, no? Ti avevo detto, domani ci ritroveremo per vedere che cosa è successo e in che modo io ce l'avrò fatta. Tirai fuori l'assegno, vedi, eccolo qua. E poco mancò che io scoppiassi a piangere, perché era il segno di un amore così sicuro da parte del Signore, che proteggeva il mio lavoro, e c'era un motivo. Io mi confrontavo con le persone della Compagnia delle Opere, perché lavoravo sempre col discredito di tutti, io, anche dei miei dipendenti, che non condividevano il fatto che io ero sempre lì con l'acqua alla gola. E pensavo, certo, per loro è comoda, hanno qualcosa di certo che è lo stipendio a fine mese. Ma per un datore di lavoro è diversa, il datore di lavoro è come un pescatore, butta la rete e poi se i pesci entrano in rete riprende, se no sono cavoli del datore di lavoro, è diversa la situazione, per cui io mi devo cercare all'interno del mio gruppo che fa capo a Comunione e Liberazione dei datori di lavoro con i quali io mi posso confrontare, perché non è neanche giusto che io vada avanti da solo così, che mi devo contentare del mio pensiero senza mai qualcuno che mi dice bravo, hai fatto bene, perché io avevo tutti che non condividevano quello che facevo io. L'unico valore che mi difendeva mi veniva da dentro, ma io volevo anche qualcuno che da fuori mi dicesse bravo. Avevo pensato che fossero altri imprenditori come me. Per carità, nella Compagnia delle Opere trovai il massimo disaccordo, ma non si fa così. Tu devi fare lavorare fino in fondo i tuoi dipendenti, perché se l'azienda salta, saltano anche loro. E io gli dicevo, ma in questo modo sembra che venga prima l'azienda dei dipendenti, invece vengono prima i dipendenti dell'azienda. Loro devono stare bene subito, non è che io rimandi alle calende greche il loro star bene dopo che io sto bene con l'azienda. La cosa è vera al contrario, fino a che io ce la faccio come imprenditore, lavoro e loro stanno bene. Quando non ce la faccio più, troveranno un altro lavoro, ma nel frattempo io non li ho sfruttati. Nel frattempo io ho assicurato per loro un lavoro come si deve e non un lavoro che, con la scusa che viene prima l'azienda, sfrutta persone che non devono essere sfruttate. Un'azienda è fatta per chi ci lavora dentro e non per altro. Per cui vedete, questa azienda che era fatta così da me, che cercavo di dare corpo a Cristo nel momento nel quale io ero addentro con i lavori, aveva una protezione incredibile da parte di Dio. Voi
Molte volte avrete sentito dire altre testimonianze di questo tipo qui, di istituti e enti assistenziali che dicono la stessa cosa, di aiuti all'improvviso senza sapere da dove venivano. Ecco, io ho fatto questa esperienza, ma non solo questa, ho fatto anche l'esperienza esattamente uguale e contraria. Perché a un certo punto, nel disegno di Dio, io avevo acquisito abbastanza fede nel fatto che ero aiutato dal Signore e mi sarebbe dovuta bastare per iniziare un altro tipo di lavoro. E quindi io dovevo interrompere e chiudere questo lavoro. E per chiuderlo, visto che avevo intenzione di continuare, dovevo fallire. Io avevo sposato la logica di Gesù Cristo, la quale porta alla croce, e io sarei arrivato alla croce di un imprenditore. Ecco, ma come ci sono arrivato? In un momento di particolare liquidità avevo incassato 500 milioni su un conto di transito che, versati a Roma, dovevano arrivare sul mio conto a Milano, versati il 27 di maggio. Dovevano arrivare a Milano sul mio conto e io a fine maggio avevo 40 milioni da pagare di cambiali. Non mi sono preoccupato perché avevo più di 10 volte tanto. Ebbene, entro la fine del mese vado in banca e non me li danno. Io gli dico: ma controllate, li hanno già versati. Sì, sì, è vero, li hanno già versati, ma sa, noi non possiamo, perché non sono ancora denaro liquido, non sono ufficialmente ancora arrivati. Ma quando arrivano? Arriveranno domani. E così io, di giorno in giorno, ho consumato tutti quei 5 giorni per togliere il protesto e non ho potuto pagare 40 milioni avendone 500. E naturalmente tutte le banche mi sono saltate addosso e l'anno dopo ho dovuto fallire. Tutto questo mi è servito perché io avevo fatto un progetto di aiuto di tipo così, del lavoro, della realtà. L'aiuto era concreto, erano soldi, denaro, mezzi per vivere, ma questo tipo di aiuto da parte mia era per forza condannato in limiti ristretti. Anche se io fossi diventato come il Berlusconi, che più o meno stava facendo le mie stesse esperienze in quel tempo lì, io sarei arrivato a dare lavoro a 20.000 persone, ma non ad aiutare tutto il mondo. E il disegno per me, da parte di Dio, era che io aiutassi tutto il mondo. Certo, non potevo aiutarli con il denaro, potevo aiutarli con la verità. E quindi Dio mi aveva preparato con certezza di aiuto di Dio e in un modo tale che anche quando sono fallito mai mi è venuta a mancare la fede nel fatto che Dio era dalla mia parte e è stato dalla mia parte. È stato proprio quando a 50 anni io avrei potuto ricominciare a lavorare, perché ero ancora in forze e potevo ricominciare. Ma mamma si è ammalata del morbo di Alzheimer, perdeva la strada, tornava ferita e mi sono accorto
c'era bisogno che qualcuno, un figlio, la prendesse per mano e la accompagnasse fino alla fine della sua vita. E questo io feci. Rinunciai perfino a riprendermi dal fallimento e, potendo vivere con il denaro della pensione di mia madre, mi relegai a badante di mia madre. Ecco, io che ero stato un grande architetto, ero stato un uomo piuttosto noto, un imprenditore molto vivace, così mi sono abbassato ad aiutare l'autrice della mia vita. E mentre io mi azzeravo in questo modo, perché quando mia madre non ci sarebbe stata più, io non avrei avuto più niente per vivere, nemmeno la pensione, perché nel frattempo in cui io lavoravo, se avessi pagato i bollini per me, io avrei tribolato con quei soldi in più da procurare, e invece non pagavo niente per me, e così facendo il denaro che non pagavo per procurarmi una pensione li avevo a disposizione per le emergenze e per pagare le mie cambiali. Quindi quando mia madre non ci sarebbe stata più, io avrei fatto proprio la fame e non mi preoccupavo minimamente di questo aspetto qui. E mentre aiutavo mia madre, la mia madre, che è la madre di tutti, Celeste, la sede della Sapienza, mi infondeva sapienza. E così è stato che, spostato poi anni dopo a Saronno, io ho avuto tante risposte dalla sede della Sapienza, che a Saronno avevo aperto una scuola di filosofia della fisica in cui attraverso la scienza spiegavo la verità di Gesù Cristo. E lì la mia vita prese quel cammino che mi avrebbe portato a poter servire l'intera umanità della speranza che io do, quella di un mondo che, così come è visto semplicemente nel senso sbagliato, nel verso sbagliato, perché il vero verso dell'esistenza è con il nostro spirito che sta tornando verso l'infanzia. E a ragione del fatto che il nostro spirito sta tornando verso l'infanzia, noi vediamo la natura muoversi in senso inverso e trascinarci verso la morte. Di conseguenza noi stiamo vedendo l'azione uguale e contraria, vedendo noi che andiamo a morire, perché la vera azione è quella di una vita che è, secondo una dinamica, proprio opposta alla nostra. È Dio che assegna una vita a un morto, questo comincia a vivere allora e giorno dopo giorno ritorna sempre prima, sempre prima, sempre prima, e annulla tutti i gesti che ha avuto in dono da Dio, fino a che, annullato l'ultimo, è ritornato a essere quel bambino innocente, e ciascuno è così che finisce la sua vita. Può avere vissuto in questo tratto di strada facendo delle esperienze terribili, come Hitler per esempio, che è arrivato a morire suicida dopo di aver fatto delle grandi cose cattive, ma anche lui ha ricevuto la vita in quel momento lì e se la vede, per bontà di Dio, eliminata poco alla volta, e anche Hitler è ricondotto a essere quel bambino che non ha ancora compiuto nulla e che non compirà più nulla, perché tutto quello che egli ha compiuto Dio lo ha eliminato. Questa è la vera salvezza dell'uomo, e io che la indico all'uomo do il coraggio e faccio capire perché Gesù chiamava beati coloro che oggi stanno
stanno in basso, che sono oppressi, che sono sottomessi, sono beati già adesso, perché nel regno dei cieli, che è l'opposto esatto nella dinamica di questo, è tutto il contrario di questo. Di conseguenza, mentre questo è mortale, quello è immortale, mentre questo è la schiavitù a un disegno, quella è la libertà di una gestione del disegno. Mentre qua domina la forza, lì domina l'amore. E mentre qua noi facciamo esperienza del limite di una vita, e con questo fissiamo qual è la salvezza che noi vediamo esistere a partire dalla proposta concreta della vita che ci è stata fatta, idealizziamo la vittoria sulla nostra croce, e con questa vittoria andremo dall'altra parte e la otterremo, perché tutta quella sete che deriva dal fatto di mancare ora di nulla sarà una sete che ci porterà a bere, a bere, a bere il bene che esiste in tutte quante le vite, perché l'attaccamento e l'assegnazione della nostra vita all'anima di Dio che l'ha avuta in assegnazione è una questione provvisoria che dura fino al termine di questa vita reale. Dopodiché, quando tutte le anime che si sono formate con il loro ideale in modo libero rientrano in Dio, tutte le vite sono di tutti, come se restituendo ciascuno il suo libro nella biblioteca, a questo punto tutti i libri della biblioteca sono a disposizione di tutti, coloro che li vogliono. E non sono più libri di testo che bisogna leggerli da cima a fondo, e se ci sono da vivere situazioni dolorose, cattive, bisogna viverle. No, saranno libri di svago in cui noi salteremo le parti che non ci piacciono, perché sarà come un film che è nostro e abbiamo un videoregistratore che ci consente di andare avanti e indietro. Così si fa quando il film è tuo. Ora, oggi, noi siamo un film e non siamo liberi di essere altro che il film della nostra vita, ma noi come attori usciremo da questo film e dopo tutti i film saranno a disposizione solo per le parti che ci piacciono. Ecco, io quando ho bisogno ancora di avere aiuto da parte di Dio, e si vede che ci sono cose difficili che si apprestano e quindi io devo essere un po' fortificato, vedo ancora oggi accadere a me e intorno a me veri e propri miracoli che mi danno ancora la prova che Dio è con me. E con questa prova io non ho paura di nulla, io vado come pecora tra i lupi sapendo che sarò divorato, ma il mio scopo per il quale sono stato preparato con tanta sicurezza è che devo dare a voi un risultato di verità. Ecco, il mio progetto economico aveva il limite dell'economia. L'aiuto di verità che io posso dare è un aiuto che posso dare a tutti gli uomini che esistono oggi al mondo e a tutti quelli che esisteranno. Quindi Dio mi ha preparato con tutta questa certezza, facendomi vedere veramente miracoli, proprio per poter fronteggiare delle grandi sofferenze che sono sul mio cammino e che devo poter affrontare con la certezza